Eccellenza, la Madonna Nera di Viggiano, San Gerardo Maiella si rinnovano e si costituiscono ancora di più questi legami con il territorio attraverso la fede e attraverso la celebrazione dei patroni. Sì, sono dei segni di speranza che la nostra comunità cristiana è chiamata a celebrare innanzitutto nella fede, nella devozione, ma poi con la vita. Ieri la Madre di Gesù, oggi San Gerardo, patrono della Basilicata ma anche cittadino di Muro, grande testimone della fede, come dicevo nell'umilia, tra gli scartati, tra i semplici, eppure Dio raccoglie gli scarti e li fa diventare un segno di speranza per la nostra umanità. La storia si ripete sempre. Ecco, abbiamo bisogno di accogliere dei testimoni della fede come Gerardo. Eccellenza, un momento di festa e di unità, quello che si rinnova qui a Muro Lucano in occasione dei festeggiamenti in onore di San Gerardo Maiella, patrono di tutta la Basilicata. Sì, ancora una giornata di gioia, di coesione e soprattutto di grande partecipazione per ricordare una figura che è un punto di riferimento per tutti i cittadini della Basilicata. Eccellenza, un momento di profonda unione, fede e tradizione che si è rinnovato qui a Muro Lucano per celebrare il patrono della Basilicata. Sì, penso che siano questi, ieri a Viggiano e oggi qui a Muro Lucano, quei momenti in cui davvero si respira e si tocca quasi il senso della profonda unione della comunità lucana. Mi è molto piaciuta l'iniziativa, peraltro rinnovata dal sindaco, del conferimento dell'anello che riprende un po' la tradizione dell'anello di San Gerardo alla Madonna, che dà proprio l'idea della unione della comunità, della unione dei popoli, del popolo lucano, attraverso una forte coesione anche con le amministrazioni locali. È questo il significato più profondo che credo di intravedere in queste occasioni, ovviamente in aggiunta al profondo valore religioso di queste giornate che restituiscono all'intera realtà lucana un momento di, come dire, unità e di appartenenza.